Buongiorno e buona domenica qui dalla mia zona rossa. La vostra Francuzza oggi vi farà vedere come si fanno le lasagne incannulate. Va bene? Oggi facciamo un bel ragù con le lasagne incannulate, sempre all'ingrasso. Tanto a noi non ce ne frega niente, l'importante è che noi stiamo a casa, ok? Procedura, ragazze. Allora, farina di semola, un chilo, me ne lascio un poco che mi serve per dopo. Allora, un uovo, io ci metto sempre un uovo, poi l'acqua, facciamo questo bellissimo impasto. Perché ci sono delle amiche mie di Brindisi che magari gli ho spiegato come si fanno le lasagne, ma non ci riescono quando le devono girare. Eppure è facile. Allora, vedete? Le manine sempre belle pulite, ragazze. La domenica di solito noi facciamo sempre o orecchiette fatte in casa oppure le lasagne. A me sinceramente piacciono più le lasagne. Poi se vedete che sono troppe lasagne, quando io alla fine, no, faccio sempre un pochino di più, così il lunedì faccio la ciciletria, sempre questa pasta con questo impasto, faccio vedere come deve essere l'impasto. E allora si impasta bene, ci vuole un altro poco di acqua, vedete, perché c'è tutta questa farina. Mettiamo un altro poco, a posto, ecco. Poi io c'ho prima i genitori nostri o la mamma mia lo faceva con il mattarello, no, la stendeva la pasta. Però io mi trovo meglio con la nonna papera mia, la mia inseparabile nonna papera. Ecco, basta acqua. Questa adesso la dovete schianare. Che poi vi faccio vedere, io metto anche un uovo, però alle lasagne, quando se dovete fare le orecchiette io l'uovo non lo metto, però nelle lasagne sì, perché me l'ha insegnato la mamma mia. Qua ci vuole forza, ragazzi, ecco qua, vedi, bisogna lavorarla un poco con i nervi, che devo usare come la schiano io questa. Ci vuole forza. Qua sulle 10 sta dormendo tutti. Allora, ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo, che io voglio farvi vedere come se si incannulano, no? Perché ci sono le amiche mie che non riescono a incannularle e poi la girano a tagliatelle, invece è facile. E allora un altro poco. Va a posto. Un po' di farina così.
non arrogante. Facciamo così. E poi vado alla nonna papera. Fai vedere, eh? Ecco la nonna papera mia. Vedi? Prima la metto a quella più larga. Vedi? La passo 2-3 volte. Mettiamo sempre un po' di farina. Ecco qua. Poi la passiamo direttamente alla striscia più sottile. Eccoci qua. Eccola qua. Vedete? Io con questa faccio pure la lasagna al forno, però non con questo impasto, ma con un altro impasto. Che là ci servono le uova, no? Tante uova, vedete? Poi ci mettiamo di qua. Adesso andiamo, eh? Con il coltello fate queste striscioline larghe quanto un dito. Vediamo questa. Vedi stamani la Gustavo. Sempre come metto i piedi per terra, subito il caffettino e musica, perché la musica a me mi dà proprio energia, positività. Ecco. Allora, mo vi faccio vedere come si incannula. Passiamo di qua, aspettate, eh. Questa non mi serve più. E passo qua. Vedete dove io ho preparato una tovaglia. Questa le mettiamo qua. E allora, guardate. Guarda Marcella, la pieghi questa qua così, la tieni di qua questa e fai così. Giri. Vedi? Cioè io non so, te l'ho già spiegata tante volte e non ti fidi. Allora la tieni così, con quest'altra mano la pieghi, la pieghi e giri così, guarda, guarda, sola se ne va, vedi? No, ecco qua, stai vedendo? Dai, me imparate, piano piano devi girare così, eh. Non devi premere sulla pasta, piano piano, leggera leggera deve andare. Io queste in 10 minuti le faccio. La mano questa qua la appoggi qua sopra e la giri così piano piano, leggermente, vedi? E con questa ti accompagni così, eh. Hai visto? Ti sto facendo apposta vedere questo video così almeno te lo rivedi tante volte. Ecco qua, vedi? No. Sole se ne vanno queste. Guarda, così. Giri piano piano, guarda. Come la ruoti, te ne va pure con questa mano, accompagna, capito? Così, eh? Ecco. Va bene? Spero che avete capito, come si fanno le sagne incanulate. Quindi io vi lascio con una buona domenica a tutti. La casa della Francuzza, qui nella zona rossa. Ciao!